Buongiorno. In relazione alla mia descrizione della matrice della nostra realtà, Maria Roberti ha scritto 13 ore or sono questa sua osservazione. Per cortesia, non faccia ridere, architetto, e lasci fare la fisica ai fisici. Cordiali saluti. Io ho risposto in questi termini. Cara Maria Roberti, mi dica che cosa la faccia ridere delle cose che ho affermato. Non sia così nel vago. Solo chi fa come lei fa ridere chi si cala in realtà così oggettive da descriverle, assecondando la visione quantitativa di un universo fisico e non qualitativa di chi si limita a sputare sentenze. Se lei è persona seria, che non desidera si faccia ridere, esca dal vago e controbatta in modo costruttivo. Dico molto, molto seriamente. Cordiali saluti anche da parte mia, ma io spero in un a risentirci su basi più serie e motivate delle sue. Io non ho alcuna difficoltà nel mettere in discussione le mie tesi, spero come lei. Ora, per evitare di ridurre tutta la mia risposta a questa semplice letterina, io ho voluto creare un video nel quale io vi dimostro, non con chiacchiere, ma con calcoli matematici discutibili se si ha la voglia e la capacità di discuterne, che la fisica Amodea è arrivata molto più in là a definire la realtà in quantità che sono state trovate esatte da Max Planck e buttate lì e in un modo talmente ignaro del risultato che si è ottenuto da fare una fatica terribile poi nell'analisi di che cosa si abbia a che fare quando si ha a che fare con la costante dell'energia di Max Planck. Ora, in questo video molto serio che segue, io lo propongo e vi mostro esattamente come la fisica Amodea sprofondi nel profondo della conoscenza in relazione a quanto ha determinato trovandolo Max Planck e non avendolo analizzato a dovere in tutte le sue componenti dimensionali. Buongiorno a tutti. Come io vi ho detto, la fisica Amodea, l'ho denominata Amodea proprio per distinguerla dalla fisica generale, quella che voi tutti leggete sui libri, la quale rispetto alla fisica Amodea è più arretrata, poiché non rispetta nel modo doveroso il valore unitario che è fissato davanti a tutto il nostro insieme che in fisica poi si misura con le quantità date da numeri. Le quantità date da numeri rivelano nel numero un valore unitario che può essere osservato in due modi uguali e distinti. Il primo, attraverso un numero esatto di volte. Il secondo, attraverso il valore reciproco di questo, ossia attraverso il tempo ennesimo della quantità del numero n.
N e ennesimo non possono essere messi insieme in una espressione che contenga una virgola. Se si crede di misurare in tale modo unitariamente, si commette un grosso errore. Si misura, è vero, unitariamente lo spazio-tempo, ma c'è una distinzione assolutamente profonda tra quello che è n volte 1 e quello che è un ennesimo. Non possono essere messi insieme nella stessa espressione. Vi spiego perché, ed è una cosa che un architetto la capisce. Un semplice studioso di fisica non la capisce, perché un architetto sa bene cosa sia una struttura modulare. Essa si basa su un modulo unitario. Quando è totalmente costruita su questo modulo unitario, e dunque che ha uno come il valore del modulo, tutta la costruzione in grande deve essere un valore esatto del modulo, n volte il modulo. Non è possibile una struttura modulare in cui noi, insieme agli altri moduli unitari, se ne metta uno che non sia esattamente un valore multiplo dell'unità, ma uno è rotti. Non sta né in cielo né in terra, ma in fisica sta, perché la fisica non ha capito esattamente la differenza che passa tra n e valore ennesimo e li mescola come n più un ennesimo nella stessa espressione, pensando che sia la stessa cosa. Ora io vi dimostro, senza fare uso di chiacchiere, perché le chiacchiere stanno a zero in fisica, come la fisica amodea arrivi a fare le pulci alla fisica di un genio della fisica come Max Planck, il quale ha avuto la capacità di misurare una costante, che è la costante dell'energia di Planck, che ha trovato piccolissima. Ora vediamo quali sono state le unità che Max Planck ha usato per definire la sua unità. Io le ho scritte qui. Vedete, c'è uno zero, virgola, poi c'è una sequenza di valori decimali tanto grande che per essere letta, vedete, la fisica dice che per comodità di lettura si scompone in quantità multiple del 10. Tanto che tutto questo valore, poiché ha tutte queste cifre decimali che sono la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 e 36 arriva qui, dopo il primo 6. Allora la fisica cosa fa? Ha beccato il valore intero 6 e decide in maniera cerebrale, cerebrotica, che deve scrivere 0, no, 6, virgola, quello che segue, 6, 2, 6, 0, 7, 0, 1, 5, e naturalmente, avendo visto che fino a qui è uguale a 10 elevato a meno 36, ecco, lo esprime, sono joule moltiplicato per un secondo,
alla dimensione non unitaria di un joule moltiplicato per un secondo, ma di un joule moltiplicato per un secondo diviso per 10 elevato a 36, tanto da divenire così piccolo. Nella fisica, questo stratagemma di mettere in campo questa dimensione è semplicemente inserita per facilitare una lettura, altrimenti, vedete, noi dovremmo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, andarci a contare tutte le quantità decimali, che sono 36, e allora è opportuno, secondo i fisici, scrivere 10 elevato a meno 36 per un joule al secondo, 6,62607015. Ma amici, ecco dove la fisica normale non capisce ancora un fico secco in relazione al fatto che le nostre quantità siano regolate dal ciclo 10. Per la fisica normale questo è un solo stratagemma, mentre invece per la fisica unitaria questa è la relazione che riferisce questa quantità decimale al suo valore reciproco che la rende 1. Questo lega le unità in fisica, il valore 1, il quale si determina in questo quantitativo, perché anziché prendere un joule e moltiplicarlo per un secondo, noi siamo costretti a prenderne uno che è così più piccolo. Ma vedete, così più piccolo, se il valore è unitario, noi abbiamo il valore unitario solo a questa dimensione qui. È unitario solo quando abbiamo 6,62607015 per 10 a che cosa? Alla meno, qui eravamo a 36, 37, 38, 39, 40, no, perché ingrandendo la quantità riduce il valore della dimensione decimale. Quindi se qui abbiamo 36, qui diventa 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. Ecco, la forma giusta di scrivere questo è 6, 6, 2, 6, 0, 7, 0, 1, 5 per 10 alla meno 28 joule per secondi. A questo punto sì, siamo di fronte al valore unitario, perché questo quantitativo è divenuto unitario ed è divenuto unitario a questa dimensione qui. Ora vediamo qual è la differenza che passa tra questo 10 elevato a meno 36 e questo 10 elevato a meno 28. Che cos'è 28? 28 è 7 per più, sono dimensioni, 7 più 7 più 7. 28. E che cos'è 7? Per la fisica? La fisica non sa che cos'è 7. Invece la fisica applicata alla geometria lo sa. 7 è il vincolo lineare della sfera.
Significa che se noi vogliamo esprimere una sfera ricorrendo a valori lineari, noi ne dobbiamo mettere insieme 7. I primi 6 definiscono il sistema ortogonale, che è quello x, y, z del sistema generale di riferimento. Il vincolo in più, il 7°, è dato dalla relazione raggio uguale. Quindi 7 lineare rimanda al valore lineare della curvatura dello spazio-tempo in forma sferica, e noi ne abbiamo una prova nella Terra, la quale Terra nel suo anno, che è dato da 365,25 giorni, quando noi andiamo a togliere di mezzo il valore unitario che esiste in 10 ottavi, che cos'è? Cos'è 10 ottavi? 10 ottavi è questo, cari amici, è 8 più 1 più 1 fratto 8 per 1 per 1. Che cos'è il primo valore? Il primo valore considera un valore cubico che ha un flusso 8 pari a 2 elevato a 3, ossia è tutto il complesso unitario 8 che avanza con il piano trasversale di lati 1 e 1. Di conseguenza è definito nei lati da 10, ma il volume è 8 per 1 per 1 uguale 8. Di conseguenza ciascuno di questi 8 si fa carico di 10 ottavi in termini di rappresentazione lineare di ciò che è un prodotto di volume. Il rapporto qui è 1,25 ed è l'area dello spazio-tempo data anche da 1 per 1 più 0,5 per 0,5, dove l'area unitaria è 1 per 1, l'area del tempo mezzo di 1, ossia di 0,5, è 0,5 per 0,5 uguale 0,25, e sommato al valore unitario diventa 1,25. Quando noi dall'anno di 365,25 giorni noi andiamo a togliere 1,25, che cosa otteniamo? Otteniamo 364, e che cos'è? È il multiplo esatto di 7, rapporto di curvatura. Ognuna di queste quantità qui totali va divisa per 7, perché su una semplice linea di avanzamento ne gravita solo un 1/7. Nello spazio-tempo 6 vanno secondo la forma ortogonale, una in più va secondo la forma cubica, sferica, e di conseguenza quando noi andiamo a dividere per 7 tutto questo, che cosa otteniamo? Diviso 7 otteniamo 26 più 26. E che cos'è 26? 26 è la fase secondo cui il diametro va tutto nel lato opposto, nel primo arco, e il secondo è il ritorno al principio,
che compone altre 26 quantità. Le vedete? Beh, sono 26 settimane in andata e 26 settimane nel ritorno, seguendo il vincolo 7 che esiste nel nostro mondo, che io ho preso a riferimento reale e non come chiacchiere, perché le chiacchiere stanno a zero. Ora, io vi ho spiegato che quando noi abbiamo l'indice 28, abbiamo un indice che pone il 7 nelle quattro dimensioni della realtà. Una in termini di presenza, di tempo, le tre in termini di presenza di spazio. E noi siamo a questo indice qui. Quindi io vi sto sostenendo che con questa forma qui noi stiamo misurando anche il rapporto di curvatura, perché è quello indicato esattamente dall'indice 28 a questa dimensione qui, indicata dall'indice 7x4 uguale 28. Ora vediamo un po' come è il rapporto che noi usiamo, il prodotto che noi usiamo nella costante di Planck. È joule moltiplicato per secondo. Secondo voi, nell'unità dello joule, la dimensione unitaria dell'energia procede in linea dritta o curva? È chiaro che unitariamente un joule procede in linea dritta, e il secondo, anche il secondo, procede in linea dritta. Abbiamo che se noi riferiamo tutto al ciclo, noi poi facciamo quantità che mettono in relazione non le cose in sé, ma quanto c'è di presenza in ciascuna nel ciclo. Quindi noi scavalchiamo la dimensione che è coinvolta. E allora, quando noi diciamo che il joule esiste esso pure nel ciclo 10, l'unità di riferimento del joule è dato da 10 joule. Il tempo che deve durare è dato dal valore inverso. Allora il valore inverso del 10 è un decimo. Quindi il tempo di presenza in termini di secondi è un secondo. Se del ciclo dei 10 secondi uguale al ciclo dei 10 joule, noi nel tempo del secondo ne prendiamo in atto solo un decimo, ecco che lo stiamo calcolando nella sua presenza di tempo. E allora il ciclo del joule diventa di 10 più 1. Che cosa? Quantità pure di ciclo, non di questo o di quello, perché abbiamo riferito questo e quello a pure quantità di ciclo, a valori modulari di per sé, al modulo, indipendentemente che il modulo costruttivo preveda un modulo fatto, se si tratta di edilizia, di calcestruzzo o di ferro o di plastica. Quando io misuro i moduli, il modulo deve essere rispettato indipendentemente dal materiale con cui esso è fatto. Di conseguenza, il ciclo unitario del joule è dato in linea da 10 come valore intero del ciclo e dal tempo decimo, che riferito a secondi è 1. Quindi sono 11 che sono presenti qui, dove portano in realtà l'intero insieme, quando l'intero insieme è fatto da 6 versi, ossia dal vincolo
del sistema ortogonale, perché Joule va secondo le linee rettilinee del sistema di riferimento generale, non segue il rapporto di curvatura. Quindi noi, quando ci riferiamo a un Joule per secondo, siamo nel sistema lineare e non nel sistema curvo. Bene, allora 10 Joule più un secondo, che sono 11 secondi, in 6 versi, sono 66. Qui li vediamo i 66. E vedete, quando noi consideriamo che sono interi 66, come scriviamo questa relazione? Qui la scriviamo 66 nel valore intero per 10 elevato a meno, era 36 fino qui, diventa 35 fino qui, a meno 35. E che cosa è uguale 35? Uguale 7 per 10 mezzi, dove 7 è il rapporto di curvatura lineare che si moltiplica per il tempo un mezzo del ciclo 10. 7 per 5, 35, è il valore unitario lineare. Vedete? Dove abbiamo solo un 7 e non il 4, che è la realtà al posto di questa. Questa è la quantità unitaria, quando noi usiamo questo valore unitario. E il resto? Dove è finito il resto? Vedete, perché io ho messo che cosa? 0,260 70 15. Che cosa ho messo? Vedete, nei centesimi ho messo 26. Che cos'è 26? Vedete, è il rapporto di curvatura dove incide sulla Terra con 26 settimane, ed eccole qui. Le vedete le settimane? Eccole qui, riferita al quantitativo intero che è 100, e si presenta in 26 centesimi. Ora, avendo capito, spero, che quando noi andiamo a misurare alla dimensione 28 aggiungiamo il rapporto di curvatura, eccolo qua il rapporto di curvatura, e poi anche il resto lo indica. Perché? Perché quando andiamo a calcolare che cos'è questo 7, che cos'è? C'ha 1, 2, 3 quantità qui, virgola. Vedete che sono decimillesimi. La realtà unitaria è 10.000. E se non abbiamo 7, che cos'è questa? È la curvatura, vedete? Intera, nelle 7 dimensioni decimillesime, della realtà unitaria 10.000. E quando andiamo infine ad aggiungere questa dimensione qui, che rispetto alle 4 ne aggiunge altre 3 e diventa una dimensione pari a 10 elevato a meno 7, vedete, quando arriviamo alla dimensione unitaria del movimento, che è la 10 elevato a meno 7, che cosa abbiamo? 15, l'unità dello spazio-tempo in 10 più la metà di 10. E vedete bene come la quantità unitaria dello spazio-tempo è dimensionale, è misurata alla dimensione unitaria del vincolo, poi c'è il vincolo reale alla dimensione decimillesima, e poi c'è questo 26 che in relazione al movimento della Terra sono le 26 settimane dell'anno. Come vedete, quello che la fisica ha espresso in un modo totalmente ignaro
di tutte quelle che sono le condizioni che esistono, perché per la fisica generale questo è solo un marchingegno per leggere questa cifra qui. Non hanno ancora capito che nel ciclo 10 chi comanda è il 10.